Chiaravalle, Casa della Salute, appello ai sindaci per i livelli minimi di assistenza. Il consigliere di Uniti per Unire, Vito Maida, ha portato sui tavoli dei sindaci del comprensorio le problematiche che stanno attanagliando la Casa della Salute. Attraverso la conferenza dei sindaci delle Preserre, punta a portare le istanze del territorio in materia di gestione della sanità a conoscenza del direttore generale Ilario Lazzaro. I punti da snocciolare riguardano soprattutto il ripristino ad H24 del punto di primo intervento, il potenziamento del servizio di 118 con un ampliamento di dotazione di ambulanze e non ultimo le motivazioni che hanno portato all'esclusione di Chiaravalle Centrale come ospedale di comunità. Questo è il condensato del ragionamento del consigliere di minoranza, che ha parlato pure di momento storico, dove bisogna mettere da parte il colore, la collocazione e l'appartenenza politica, al fine di sostenere la proposta di una riattivazione e potenziamento con urgenza di una serie di prestazioni delle quali il territorio ne è sprovvisto. I sindaci chiamati in causa sono Domenico Donato di Chiaravalle, Walter Matozzo di Argusto, Danilo Stagliano di Cardinale, Francesco Casalinuovo di Cenadi, Fernando Sinopoli di Centrache, Salvatore Sinopoli di Gagliato, Nicola Malta di Olivadi, Domenico Emanuele di Palermiti, Domenico Mazza di Petrizzi, Antonio Tino di San Vito sullo Ionio e Vito Roti di Torre di Ruggero, tutti quelli che rientrano territorialmente tra le comunità facenti parte della Casa della Salute. Comuni delle Preserre che portano un bacino di utenza notevole in termini di richiesta di prestazioni sanitarie. Le preoccupazioni del gruppo Uniti per Unire vanno nella direzione che il centro delle Preserre doveva rappresentare uno dei progetti pilota su scala nazionale, nel mentre presenta grosse criticità per via del forte ridimensionamento dei servizi e delle prestazioni. Le nostre perplessità si basano, ha detto il consigliere Vito Maida, sul fatto che rispetto allo schema che era veicolato a fine anno, per quanto concerne il riparto dei fondi del PNRR, Chiaravalle è stata esclusa anche come ospedale di comunità. Che vi è stato inoltre per un territorio importante il depotenziamento del punto di primo intervento, meglio conosciuto come PIP, passato da 24 ore ad appena 12 ore. Senza contare poi che permangono grosse criticità sui servizi esistenti, sia ambulatoriali che territoriali, nell'ambito delle emergenze e urgenze. Registriamo attraverso le cronache locali a situazioni drammatiche anche per carenza di ambulanze sul territorio, servizi che sono necessari per la tutela e la sicurezza di un intero territorio. Infine, non è mancata la stoccata di ordine politico nei confronti degli amministratori della sede municipale di Via Castello, quando lo stesso Vito Maida afferma, dall'inerzia di chi di competenza, per questo è necessario un intervento congiunto da parte dei comuni interessati, in quanto a risentire dei disagi è un'intera popolazione che non ha garantito il diritto alla salute.